Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta sulle Build Battle, quindi sui minigames. Questa è la seconda puntata delle Build Battle che vi porto e questa volta spero di vincere, o se non vinco, spero comunque di arrivare nei primi 3 se siamo in più di 5. Stavolta davvero rispetto questa cosa. 3, 2, 1, si comincia. Vediamo cosa ci propongono le Build Battle di oggi. Medioevo. Un tema particolare, penso che farò schifo. Vediamo. Allora, medioevo, innanzitutto prendiamo la pietra, cioè la roccia. Prendiamo il legno, perché saranno cose che spiccheranno, e poi prendiamo gli scalini di legno, però quelli normali. Ok, iniziamo subito a non perdere i blocchi, direi, e a costruire una casetta molto velocemente. 1, 2, 3, questa la togliamo. 1, 2, 3, il quarto lì, 1, 2, 3, 1, 3, il quarto lì, 1, 2 e 3. Questa sarà la nostra piccola casetta. Perché ho lasciato dei pezzi lì, perché ci metterò il legno di quercia. Dopodiché, cosa facciamo? Iniziamo subito a tirar su un po' la casetta. Perché sto facendo una casetta? Perché poi dopo questa sarà il centro del villaggio. Direi che può andare bene così. Facciamo subito questa chiusura qua. Perché farla troppo grande poi dopo non mi sembra il caso. Ora mettiamo gli scalini. Cosa? Perché non mi fa muovere? Cos'è che c'è che non va? Non mi faceva muovere. Vabbè, non importa. Però mi è venuto in mente che voglio togliere questa parte qua, perché è più bello se si vede il tetto da sotto. Poi scalini, 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 scalini. Mettiamo uno scalino qua per fare da... Ui. Ok. No, sì, me l'aveva messo malissimo. Va bene. Direi scalino, 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 scalino. Questo via, questo pure. Ora mettiamo delle bellissime assi di quercia per chiudere il tutto. Anche qua. Tac, 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 tac. Ok, abbiamo fatto la nostra mini casetta, che deve essere proprio la casetta del medioevo. Ok? Perché ho fatto la casetta? Perché, appunto, essendo il centro del villaggio, sarà poi circondata dalla stradina, quindi facciamo subito il pavimento di terra. Vai, vai così. Perfetto. Dopodiché, facciamo delle finestrelle a caso, vetro, prendiamo sto vetro, e lo mettiamo qua. Molto bene. Facciamo subito la porticina qui e abbiamo finito la casettina. Poi la strada qua non si può distruggere. Con la zappa posso fare la strada, non la zappa, la pala. Posso fare la stradina? Vediamo. Non me lo fa fare, mannaggia. Speravo che mi facesse fare la stradina. Allora, mettiamo un recinto. Staccionata. Perfetto. Maiali dentro. Non me li fa mettere. Non mi fa mettere i maiali. Mannaggia, questo è un dilemma, è un problema, è un problema, è un problema. Gli alberi me li fa mettere? Sì, ossa. Mettiamo degli alberi di quercia scura un po' sparsi in giro e poi li faccio crescere. Si spera. Dai, fallo crescere, dai cresci. Perché non crescono gli alberi? Perché non crescono? Ah, che disastro questa Build Battle. Perché non funziona niente? Perché? Ma perché l'erba cresce? Facciamo crescere l'erba. Che schifo. Che schifo che ho fatto. Questo è carino. Palesemente preso da internet, ma carino. Quindi gli do. Non è un granché, perché è palesemente preso da internet. Nessuno avrebbe l'idea di fare sta roba. Poi la spada non ha il manico. Comunque io sono sfigato nel Build Battle. Lo dirò per sempre. E sarà così. Sarà che sono un po' scarso, quello sì, quello è assicurato. Questo è carino invece, questa roba qua. Voleva fare qualcosa, però sufficiente perché l'idea è carina. Anche se questo sembra Yoshi invece che un cavallo. Un cane o Yoshi, che dite? Dite di sì, bravi, bravi, bravi. Dopodiché, ah, oh, guardate che carina questa casetta. Sembra proprio una casa medievale. Già, già, già.
No, non sembra una casa medievale. Però mettete un capolavoro perché è un capolavoro. No, sufficiente, sufficiente, mi basta. Mi accontento, sono umile. Andate, andate, votate bene. Spero di arrivare almeno non ultimo. Questa è la speranza di adesso, perché ho fatto davvero schifo. Questo che ha un pisellone in mano. No, gli do. Non è un granché. Anche perché la testa è palesemente staccata dal corpo. Provo a passarci dentro, non ci posso passare dentro. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Sembra più un, davvero un bel dildone. Vai, avanti, forza. Questo? Che orrore, brr. Perché voglio dire, cos'è che ha fatto? Cioè, ha fatto, voleva fare una casetta e non l'ha finita. Quindi che orrore, brr. Dai, magari non arrivo ultimo con questo, mi sa che non arrivo ultimo. Chi vince? Chi vince? Ha vinto lui. Sono arrivato terzo, raga. Sono arrivato terzo, il terzo posto più meritato della mia vita. Vabbè, ci sta comunque. Qua lagga tutto perché la mia connessione non va molto bene. Ma sono contento di essere arrivato terzo. Non scrivo GG perché ormai è troppo tardi. Comunque, direi di fare subito un'altra build battle. Subito lesti. Ed eccoci alla partita. Cosa dobbiamo disegnare? Un cactus. Fare un cactus. Ma ragazzi, guardate cosa c'è qua. Un cactus. Quindi, cosa farò? Quel cactus. Vediamo. Oh, sfida. Vediamo a che posto arrivo se copio palesemente quel cactus. Che dite? Ci può stare come idea? Volevo fare il serio, ma non riesco a essere serio. Allora, che blocchi sono quelli? Sono di terracotta, ma non so di che colore. Facciamo grigio chiaro? O marroncini? Marroncini, dai. Non saranno esattamente quelli, ma allora. Fa. Facciamo proprio qua in mezzo. 1, 2, 3, 4. Poi. Saliamo. E togliamo questi. Poi saliamo. E togliamo questi. Saliamo e togliamo questi. Ci siamo. Stessa cosa facciamo di qua. Dopodiché, loro cosa hanno fatto? Hanno messo il cactus dentro, palesemente. Quindi, cactus. Voilà. Perché il loro è più bello? Non lo so. Ah, ma quelle sono angurie. Vabbè. Allora devo mettere le angurie anch'io. Secondo me altri come me l'hanno fatto. Non vorrei essere drastico. Allora, lo facciamo anche della stessa altezza, proprio palesemente spiccicato. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non mi riesce proprio a essere serio. Poi 1, 2, 3. Dopodiché, da un lato al quarto cubo parte un braccio da 3. Che lato è? Questo l'ho fatto dalla parte sbagliata. Ok, è il lato di qua. 1, 2, 3, 4. Da qui parte e sale di 1. Giusto? Si spera. Invece qua dal secondo, sempre quello dietro, ne parte un altro. 1, 2 e 3. Perfetto. Dopodiché hanno messo sopra dei tappeti verdi, quindi tappeti. E poi dei pulsanti, ho visto. Non so a che scopo ci sono i pulsanti, ma mettiamo prima di tutto i tappeti. Quindi, 1, 2, 3, 4, guarda qua, mamma mia, cosa ho fatto? Allora, l'ha messo anche in mezzo il tappeto? Sì, l'ha messo anche in mezzo. Qua, io secondo me, non vinco, perché vincere non vinco, non sono tutti deficienti. Ma qualcuno vota bello. Io credo che qualcuno voterà bello. Poi ne mette, dal dritto, guardiamo. Uno sull'angolo, quello più in basso, e l'altro in alto. Ok, questo in alto e questo in basso. Mamma mia, che idee stupide e demenziali che mi vengono. Dovreste fermarmi, ma non potete perché non mi state vedendo in diretta. Il nostro cactus è concluso. Voglio vedere come finisce, perché sono davvero davvero curioso. Questa volta è una sfida con tutti. Facciamo il terreno per terra, facciamo in erba. Mi sono accorto di aver fatto al contrario rispetto a quello là il mio cactus. Questo non assomiglia assolutamente a un cactus, quindi mettiamo non è un granché. No, brutto errore mettiamo, perché non ci assomiglia per niente a un cactus. Cosa dovrebbe essere questa roba? Distruggo tutto, non si può. Ho votato mille volte brutto errore. Questo è il mio, guardate che bello. Vedete, l'ho messo al contrario, quindi non è perfettamente uguale. Ai ai ai. Votate un capolavoro, guardate che bello. È fantastico, è spiccicato ma fantastico. Copiato? Quando mai? Non diciamo fandoni. Tutti che dicono brutto errore. Mi hanno beccato. Che peccato. Vediamo cosa scrivono. Claudio, hai visto, fa schifo.
E in effetti fa schifo. E quindi votiamo non è un granché, perché almeno questo un pochino c'entrava più o meno. Ci ha provato, dai. È stato simpatico, molto simpatico. Sono troppo trash. Questo secondo me per adesso potrebbe essere il vincitore. Io voto carino perché il vaso è qui e non ho capito cosa c'entri. Voto sufficiente, dai, voto sufficiente perché sono una bella persona. Banale ma sufficiente, perché ha avuto un'idea che altri non hanno avuto. C'è quella particella, questa particella di sabbia che non mi piace, allora per questo è sufficiente in un buon lavoro. Ebbene, questo sembra un palazzo riuscito male, quindi non è un granché. Sto votando più o meno imparzialmente, anche se non sto dando voti troppo alti perché nessuno mi ha sorpreso bene. Poi per dare... Ho dato solo un capolavoro in tutta la mia carriera da Bill Butler. Questi hanno fatto la stessa identica cosa che ho fatto io, quindi gli do Che Orrore Blu perché sono i miei diretti competitori. Proprio la stessa, però non l'hanno fatta bene come ho fatto io, non vorrei essere cattivo. Nicole... Fuck you... Nicole era quella che prima mi ha scritto copiato, maledetta. Raga, non ci credo. Non ci credo. Copione, la Bill Battle più ladrata di questa terra. Poi non mi ha scritto pure copione. No, raga, che bello. Sono un botto contento. Vabbè, il video si conclude qua con questa fantastica vittoria inaspettata. Vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale, a commentare se vi interessa darmi qualche consiglio o perché siete delle belle persone. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli. Ciao ciao.